Pagliaccio di Venezia, più cordiale buonasera, vi giunge dalla voce di Draghi Davide, ben ritrovati sulle frequenze di Grissinbon Channel. E Rayer Venezia contro Grissinbon Reggio Emilia, il big match di questa quarta giornata di ritorno della Serie A Lega Basket Post Mobile, una sfida sicuramente dal passato interessante per via della grande sfida playoff tra le due squadre due stagioni fa, terminata proprio con una vittoria in gara 7 qua di Reggio Emilia, che approdò quindi alla sua prima finale scudetto della sua storia, ma una sfida già importante, lo avete visto poco fa dalla classifica, per questa stagione Venezia per difendere il suo posto nelle prime tre, Reggio per, dopo un periodo difficile, provare a ritornare invece lì nelle primissime posizioni in classifica, partendo anche dal vantaggio di aver vinto il match d'andata contro la Reyer, quindi una vittoria qua varrebbe doppio perché di fatto la porterebbe 2-0 negli scontri diretti. Una partita interessante anche per via dei motivi tecnici, ovviamente c'è Reynolds che si inserisce sempre di più nella nuova squadra, c'è il ritorno di Capitano Aradori dopo tre partite di stop e problema muscolare, c'è un Kaukenas ovviamente che torna e migliora ogni volta, e dall'altra parte c'è anche una Venezia che è leggermente in difficoltà perché viene da tre sconfitte consecutive, due in campionato e una in Champions League, e con qualche problema fisico, tornato McGee, recuperato all'ultimo, ma con Filloi che non dovrebbe giocare, uno dei tantissimi ex di questa partita, per via di un problema muscolare, è cambiato, è in panchina, ma in teoria, stando alle voci pre-partita, non dovrebbe scendere in campo. Io vado però a salutare il mio compagno di telecronaca di questa sera, una firma storica del basket italiano, lui che è di Venezia ovviamente, ma sicuramente lo avrete seguito sul suo blog che è popolarissimo, Claudio Pea, buonasera, ed buonasera, è un grande piacere per me. Piacere tutto mio, volevo subito correggerti, io sono veneziano, sono di carta d'identità, io sono però mestrino, onde per cui capisci che posso tranquillamente dividermi fra Reggio e Venezia. Una partita, dicevamo, che sicuramente è una di quelle partite dove di sicuro durante la settimana gli allenatori non hanno fatto fatica a trovare motivazioni, perché l'ambiente è tutto. Perché c'è una grande rivalità, hai detto bene tu precedentemente, per i playoff di due anni fa, ricordiamolo che Reggio è venuta a vincere qui due volte, soprattutto ha vinto gara 7 quando Venezia pensava già di arrivare finalmente alla storica finale scudetto ed era portata via pur avendo parecchie defezioni in campo. È una squadra che è particolarmente invisa da queste parti, è una squadra che non piace, diciamo così, ai veneziani, però vuol dire che anche è molto stimata, e credo che Reggio se lo sia meritato ultimamente di trovare anche dei campi caldi che facciano il tipo contro. È sempre così, quando vengono a giocare le squadre al Palabigi giocano tutte senza pressione, perché vincere al Palabigi ormai è diventata un'impresa per tutte, quando si va in trasferta è sempre la partita più attesa. Primo possesso di Venezia, tra poco guardiamo anche i quintetti, prima però andiamo in cronaca perché Peric torna fuori da McGee che attacca Kaukenas, lo batte, segna col fallo dello stesso Rimas Kaukenas. McGee è un giocatore che ha nell'uno contro uno, oltre che nel tiro da fuori, ovviamente una delle sue armi migliori. Lui è in campo insieme a Ains, Peric, Higgins e Bramos per la formazione Venezia. Mantiene il quintetto delle ultime uscite invece Manetti, con Kaukenas della Valle a giocare da guardia, Needham il playmaker e Polonara e Cervi sotto canestro, anche perché Pietro Aradori, come dicevamo, è recuperato ma deve ancora, è fermo da tre settimane, quindi vedremo quale sarà il suo minutaggio. Primo possesso per Reggio offensivo con Kaukenas pressato da Bramos, 10 secondi, attacca Kaukenas a sinistra, arriva fino in fondo, poi va fuori da Polonara che ha difficoltà a ricevere, allora deve andare da Della Valle che va a prendersi il runner in corso, lo sbaglia, rimbalzo di Bramos, attenzione a McGee in contropiede, torna su di lui Needham con ottimo tempismo, McGee prende un altro tiro da tre punti, però segna. 6 punti di McGee, caldissimo in questo inizio. Per fortuna che non doveva giocare, è in grande forma soprattutto negli inizi di partita. Devi pensare che Venezia, che ho visto spesso quest'anno, è una squadra che va a fiammate, è capace di infilarti una serie continua di canestri di fila all'altro, e poi soprattutto punta molto sul tiro da tre punti, che può andarle bene o male, ma spesso le va bene. Reggio perde un altro pallone con Cervi, attenzione a Dance che ha un varco, va fino in fondo, scarica sotto per Higgins che può andare a schiacciare, viziato però da infrazione di passi che gli fischia l'arbitro, quarta,
Qua un bel regalo per Reggio, perché era una schiacciata già fatta da parte di Higgins, che andiamo a vedere se ha corretto il perno. In effetti mi sembra così anche a me, rivedendo il replay. In ogni caso arriva un recupero per la Grissimone. In ogni caso io farei finta di niente, perché sono proprio delle cose impercettibili soltanto di vista rallentatore, né la sicurezza. E non ha preso vantaggio perché era da solo, esatto, e avrebbe schiacciato, esatto, lo stesso. Vero, vero anche questo. Needham fuori per Kaukenas, libero da tre punti, in angolo, prende tiro, lo sbaglia, preso anche un colpo forte al costato Kaukenas, perché è uscito male un giocatore su di lui, credo si trattasse, vediamo se il replay ci viene in aiuto. Kaukenas è caduto a terra subito dopo aver preso questo tiro da tre punti, non è arrivato il fallo anche perché il tiro era già scoccato. Vediamo, ecco, forse il replay qua ci può aiutare. Ah no, è, sì sì, è Higgins che era scivolato andando contro Acerbi ed è incocciato anche su Kaukenas, ne ha tirati giù due in una sola azione. Se non è fallo questo, dimmi tu. Maghi per Piccherò con Higgins, attacca ancora Maghi fino in fondo, questa volta Acerbi aiuta bene, ma Maghi è scatenato. Allora fate 8-0 tarato Tyrus Maghi, che tra l'altro è uno dei giocatori che tra gli avversari che Menetti stima di più, lo ha allenato anche allo Star Game l'anno scorso e sembra che Maghi se ne stia ricordando. Attenzione perché subito una difesa zona per De Raffaele, la sua Venezia, vediamo come l'attacca Reggio con Needham, ma ancora per Della Valle, liberissimo da tre punti Amedeo, sbaglia la bomba, la palla arriva a Bramos che corre in contropiede, ma Needham recupera tutto fermando il contropiede stesso, si va da Della Valle dall'altra parte che attacca e recupero fino in fondo, perde il pallone, lo riconquista, lo riperde. Un po' di confusione per Reggio e tanta intensità per Venezia in questo inizio di partita. Attenzione a Bramos da tre, bomba anche di Bramos. Un inizio shock da parte della Grissimone. Mi sembra di vedere la partita con Milano, stessa partenza, stesso entusiasmo, stesso clima, e si è un po' addormentata soprattutto in difesa Reggio, ed è pericolosa Venezia quando prende entusiasmo, perché è una squadra di cuore, di carattere, e quindi si è messa parecchio male, anche se ripeto non può durare in eterno. No, anzi la verità è che Reggio fondamentalmente deve ancora entrarci in questa partita, però se già ci entrerà sotto di 11 lunghezze dopo questo time out ovviamente obbligatorio da parte di Max Menetti, una Rayer che si è messa in ritmo da subito e questo forse è stato l'errore iniziale della Grissimone. Poi quando entra in ritmo il canestro di Maghi e questa bomba di Bramos comunque con la mano in faccia dimostrano che è una squadra che ha il talento anche per segnare tiri molto forzati. Ecco, non vorrei che chiudesse la stalla quando i buoi sono già scappati, stiamo un po' attenti, deve svegliarsi, soprattutto non può improvvisare tutto in attacco Ricciolino, il mio Ricciolino della Valle. Vediamo come esce dal time out della Grissimone, sempre i stessi 5 in campo da una parte e dall'altra, prova un po' a alzare anche il pressing la formazione di Venezia. Vediamo se poi si riposiziona a zona oppure sta in marcatura individuale, mi sembra in marcatura individuale, così Needham piccherò con Cervi per iniziare il gioco, esce Kaukenas, fallo lontano da canestro di Ervoy e Peric, proprio credo su Della Valle che usciva dai blocchi, fallo è di Maghi, mi correggo, primo fallo comunque della partita dopo quello di Kaukenas iniziale su Maghi, primo di Venezia. Cervi esce a ricciolo Kaukenas, esce anche Della Valle, piede a posto, non tira, gioca piccarò con Cervi, va fino in fondo, si appoggia, sbaglia Cervi, finalmente i primi due di Reggio arrivano col suo pivot. Maghi dall'altra parte, piccarò con Higgins, subito veloce nei giochi Venezia da tre, Peric sta tirando il 16% in stagione, lui che ha dimostrato comunque nella carriera di poter segnare anche dalla lunga distanza, che ha una meccanica di tiro strana, qua sbaglia, Needham fino in fondo, fuori per Polonara, extra pass per Kaukenas, la mette per terra anche Rimas, torna fuori da Needham, Reggio ancora una volta deve ripartire da metà campo, attacca Della Valle, raddoppiato sul pick and roll, perde palla Medeo e poi in contropiede Ains va da solo fino in fondo a chiudere la schiacciata. Sta un po' litigando con la partita Medeo Della Valle in questo inizio, è importante per Reggio ovviamente che entri in partita. Sì, deve la palla girare, presi anche qualche altro responsabilità oltre che a Ricciolino, credo, perché sta organizzando lui tutto l'attacco e Needham si è un po' nascosto, si è un po' imboscato. Kaukenas, 3 secondi, ancora una volta dovrà forzare Reggio lo scadere dei 24, invece scadono i 24 secondi. Al di là dei possessi offensivi, in generale il linguaggio del corpo di Reggio di una squadra un po' imbambolata in questo inizio e non è la Reggio che conosciamo. Corre subito ai ripari Max Menetti mettendo dentro Pietro Aradori per Kaukenas.
vediamo che impatto ha Radori, ex tra l'altro della partita, come lo è Res, Ortner, Filloi, ce ne sono davvero tanti. Ma soprattutto lui al dente avvelenato con Venezia, perché qui ha fatto dei playoff dei quali non è stato assolutamente compreso, diciamo così, per dir poco. Un'esperienza breve, quella con Venezia, più breve sicuramente la carriera di Pietro Radori. Magee ancora una volta fino in fondo, segna anche questo, scatenato Tyrus Magee, già 10 i suoi punti, e qua Riccardo Cervi l'aveva quasi stoppato, ma Magee è bravissimo anche a prendere vantaggio con la sua velocità. Needham, doppia uscita per Della Valle che riceve sotto per Cervi, aiuto di Peric, forse falloso, non è così, contropiede di Venezia ancora una volta con Bramos che va sotto da Huggins a schiacciare ancora. Diciamo la verità, in questa partita Reggio 17-2 il punteggio, non c'è ancora arrivata realmente, nel senso che ancora con la testa negli spogliatoi. Needham fino in fondo segna due punti. Mi sembra che sia rimasta ancora in pigiama, come dico io, quando le squadre non entrano in campo e restano in stanza dopo il tè prima della partita. 17-4 il punteggio, 5 minuti al termine del primo quarto di gara. C'è Reynolds, cubo dei cambi per Reggio, intanto Peric consegnato per Magee, insegue ancora Della Valle, ancora Magee sotto per Huggins, questa volta palla persa per Magee, ha provato, mentre lo stesso Magee lascia posto a Viggiano, provato a coinvolgere il lungo, ma in questo caso sarà chiusa bene la difesa reggiana. Dentro Viggiano, che ha caratteristiche completamente diverse da quelle di Magee, dentro anche Reynolds Barreggio, che ha caratteristiche diverse da quelle di Cervi. Needham attacca a sinistra fino in fondo, alza per Reynolds contro Huggins, riceve, prova ad andare su profondo, Reynolds subisce il fallo da parte di Huggins che lo manda in lunetta con due tiri liberi. Abbiamo visto in un amen subito la peculiarità di Jalen Reynolds, cioè l'atletismo. Me ne hanno parlato molto molto bene, in particolare Pilastrini, che allena a Treviso, che l'ha affrontato, molto interessante, di grande dinamismo e velocità anche, perché è abbastanza veloce. Le mani sono quelle che sono, vediamo che abbiamo sbagliato il primo tiro libero, ma non è questo che si chiede a lui. Dicevo invece che Cervi a primavera, come io lo chiamo simpaticamente, mi sembra che sia tornato in letargo, e speriamo che quando rientra in campo sia un altro Cervi. Sì, anche perché è un Cervi che viene da due ottime prestazioni consecutive, due doppie doppie in fila, sia a Sassari che in casa contro Brindisi, e sta diventando sempre di più un elemento importante per Reggio, così come lo è tornato ad essere Peric per Venezia, che va a segnare altri due punti. Tutto facile però in attacco Venezia, praticamente segna ogni azione in questo inizio. Della Valle, Picarol con Reynolds, ancora Medeo, taglio di Aradori, la palla va da Polonara che finta il tiro, va da Needham, sale Reynolds per giocare Picarol, lo gioca Needham, cambio difensivo, 5 secondi, 4 secondi, Needham palleggio, arresto, tiro che esce, Reynolds tocca due volte, tre volte, va su e segna altri due. Bravo. Di sicuro l'impatto Reynolds lo sta avendo. Un giocatore di molta sostanza, molto, dicevamo prima, atletismo, ma soprattutto quello che fa specie è che Venezia avanti adesso di 12 punti, è stata anche di 14 senza utilizzare il tiro da 3. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona sotto canestro in difesa. Della Valle su un recupero, dopo che addirittura abbiamo visto una scivolata dell'arbitro quarta, inciampato su un fallo netto del cameraman Rai. Finta di consegnato di Reynolds che poi la mette per terra, va su fino in fondo, ne segna altri due. Non sarà bello da vedere, ma è efficace Jalen Reynolds, soprattutto ha tanta intensità, che è quello che mancava completamente a Reggio in questo inizio di partita. Bene, bene. 5 per lui, time out. Le mie informazioni erano buone. D'altronde le statistiche di Reynolds in Lega 2 parlavano per lui. Sì, 18 specie, certo. Giocava nella squadra di Recanati. Ultima in Lega 2, certo. Quindi certo. Si è sempre un po' di puzza sotto al naso sbagliando. No, anzi, una mossa che per adesso di mercato intendo che ha sicuramente fatto contento fino adesso la dirigenza palestraggiana. Tra l'altro ne approfitto anche per dirvi che stasera c'è al Tagliercio in tribuna in fondo alla panchina reggiana con Stefano Gentile, Jawad Williams, ultimo arrivo in casa biancorossa, sarà presumibilmente, se arriverà il transfer dall'AEK Atene, ufficializzato nella mattinata di domani, di lunedì, per chi ci ascolta in differita ovviamente, e potrà fare il suo esordio, sempre se la burocrazia non prevede degli intoppi, giovedì in Coppa Italia per le Final Eight di Rimini, dove Reggio affronterà Capodorlando nel primo turno, quello dei quarti di finale. Mi diceva Max Menetti che è un ottimo tiratore, un 4 che lui voleva, speriamo sia meglio di James, ma credo ci voglia poco. Di sicuro ha
caratteristiche differenti, come dicevi tu, molto più pericoloso perimetrale, anche molto più esperto a livello appunto di carriera europea a buonissimo livello. L'esperienza di DeRoy James a Reggio non è stata fortunata, così come non è stata quella di Sava Lesic, che è ancora ufficialmente sotto contratto ma non e viene di fatto escluso dalle convocazioni già da un paio di partite. Questa è la seconda e anche qui presumibilmente si andrà verso una soluzione che lo veda comunque lontano da Reggio, anche se per adesso il giocatore è ancora un giocatore a tutti gli effetti da Grissimone. Salena con la squadra, 3 minuti e 23 dal termine di questo primo quarto, con tante interruzioni anche, che sta proseguendo un po' a singhiozzo adesso. 10 di vantaggio per Venezia, esce dai blocchi la formazione veneta con un tiro a tre punti di Viggiano che è sbagliato, rimbalzo di Strautins che è entrato in campo per Amedeo, no, non per Amedeo Della Valle ma per Polonaro da numero 4 tattico, quindi gioca con i 4 piccoli adesso Max Menetti, con Strautins che è un esterno a tutti gli effetti a giocare da lungo. Strautins adesso riceve, va da Radori che tocca praticamente adesso il primo pallone della sua partita, picarol con Reynolds, attacca Pietro, si ferma, prende il tiro da due punti, sbaglia, rimbalzo lungo che favorisce Viggiano che corre in contropiede, va da Ejima, appena entrato anche lui, che va a segnare due punti, 21-9, torna in 12 di vantaggio la formazione di casa. Ancora Radori, buca l'anticipo Viggiano, Radori prende un altro tiro, questo da tre punti, due da libero, difficilmente li sbaglia Pietro Radori. Questo è la Radori che conosciamo, ovviamente ha avuto un infortunio abbastanza serio, è stato fermo mi sembra 3 settimane, ha saltato 3 partite di campionato e quindi deve avere un po' di pazienza, però la mano è sempre molto calda. Palla per Viggiano, sotto per Ortner, contro Reynolds, prova a attaccarlo dal post, va su, Reynolds sta bene con lui, è costretto a tornare fuori Ortner, un secondo alla fine, Abramo sta a 3 punti di tabella, qua un po' di fortuna anche per Venezia. Con, io sono innamorato di Bramos, il greco di Venezia per me è il numero uno di questa squadra. Sbaglia da 3 punti a Radori che prende 3 tiri consecutivi, anche se Menetti chiede calma dalla panchina, 1 minuto e 44 a giocare, più 12, 24-12 il vantaggio Reyer con Marky Sainz che attacca Reynolds, questa volta alla posizione sbagliata del corpo e commette fallo, però Reggio ha solo il secondo fallo di squadra, questo è un altro indicatore dell'intensità. Una squadra soprattutto come Reggio che commette solo 2 falli in un quarto significa che c'è qualcosa che non va dentro De Nicolau e Kaukenas per provare a cambiare qualcosa a livello di ritmo della partita. Sì, ma un'altra cosa molto strana è che Reggio abbia subito 24 punti in neanche 8 minuti e mezzo. Viggiano, taglio di Ejim che fa saltare De Nicolau, palla torna fuori da Meghi, tornato in campo Ejim, libero, liberissimo, da 3 punti, ha tempo anche di palleggiare, forse ne ha troppo di tempo addirittura. Kaukenas e Meghi lottano, alla fine Kaukenas con molta esperienza e mestiere riesce a far capitolare la palla contro Meghi e a riguadagnare il possesso. Certo che Ejim non può tirare così libero, evidentemente che abbia sbagliato o meno. Esatto, c'è qualcosa che non funziona nella difesa sicuramente, che adesso cerca di proteggere i canestri ma nel perimetro mi sembra abbastanza fragile. Pallina esterna Reggio con De Nicolau, 10 secondi, picaroli in arrivo con Reynolds che taglia dentro, la palla va da Strautins, Kaukenas attacca, palleggio, adesso tiro molto difficile, sbagliato, Strautins lotta a rimbalzo ma l'ultimo tocco è suo. Qua buona anche la difesa di Venezia, però è chiaro che se Reggio non riesce mai ad appoggiare la palla sotto, poi alla lunga arriva un tiro comunque contestato. Abbiamo visto Strautins andare molto bene a rimbalzo, una cosa che fa molto bene, classe 98 biancorosso. Dentro Amtelli addirittura per... Perché ha dei problemi nel playmaker sicuramente. Sì, perde Raffaele. Un minutino del giovane Amtelli, un baby in campo che va... Finale del primo quarto. Meghi, picarol con Ortner, Reynolds contesta, Meghi prende un tiro da 3, sentiva ovviamente caldissimo Meghi, questo lo ha sbagliato, Strautins con calma supera la metà campo, va da Kaukenas, chiama lo schema corner, arriverà il doppio blocco, sceglie il lato di Reynolds, Rimas, poi va da Radori, che attacca e recupero, falloso di Viggiano, ma altri 2 falli da spendere Venezia, quindi non è troppo preoccupante questo fallo di Jeff Viggiano che lo poteva spendere tranquillamente. Rimessa Grissimbon con 14 secondi da giocare, sempre 24-12 il punteggio in favore della Reggio. A Venezia, l'odore di taglio, c'è Huggins, si parla di un arrivo di Battista, però
tra dire e il fare c'è spesso in mezzo al mare. Qui o i dollari che prende in Cina Batista, per esempio. 3 secondi, 2 secondi, De Nicolao deve prendere il tiro, lo scadere da 2 punti, sbaglia ancora, regge un altro tiro, forzato lo scadere. Sintomo che Venezia ha difeso bene ovviamente, ma anche che l'attacco regionale non è stato così fluido. 10 secondi, gestirà l'ultimo possesso, il grande protagonista di questo primo quarto, cioè Tyrus McGee, che manda via tutti, vuole giocare in uno contro uno senza blocchi, attacca Gaukenes, che anche qui come in precedenza aveva un fallo da spendere e lo spende anche se il secondo della sua partita, quindi ovviamente deve stare un po' attento. Infatti Menetti lo cambia, secondo me metterà in campo Needham proprio al suo posto, infatti è così per il possesso difensivo, anche perché in 3 secondi e mezzo ha un altro fallo da spendere. Reggio, se è oculata, può spenderlo bene o comunque difendere forte. Viggiano, rimessa, e infatti quasi quasi arriva una persa, poi Ejim prende il tiro allo scadere, sbaglia. 24-12, un primo quarto shock per Reggio, che è partita sotto 11-0 e poi non si è ancora realmente ripreso da quel break, anche se da lì in poi la partita è stata in fondamentale equilibrio, ma è ancora lunga, altri 30 minuti, noi li commentiamo dopo il break. Tornano in campo le squadre per il secondo quarto, 24-12 al termine del primo. Reggio tira col 33% dal campo, 4 su 11 da 2, 1 su 4 da 3, subisce 24 punti facendo tirare il 66 Venezia. E non credo sia una questione di dire, di nuovo buonasera Claudio Pea, più attacco, più difesa, credo in generale proprio c'è una squadra che l'ha approcciata fin da subito questa partita, che è Venezia, un'altra che ha regalato di sicuro almeno i primi 5 minuti, che è Reggio. Devo dire la verità, molto molto strano questo inizio di partita di Reggio, che non soltanto in attacco ha sbagliato molto e non ha trovato confidenza con il canestro, ma soprattutto si è appisolata sotto canestro in difesa, quindi peggio la difesa dell'attacco a mio avviso, anche se l'attacco ha segnato solo 12 punti, ma ne ha presi 24, e questo invece questo Moro... Eh sì, questo qua non è male, è arrivato all'ultimo momento, da soltanto un paio di settimane, mi sembra che sia l'unico che funzioni oggi. 7 punti per lui fino adesso, sì, assolutamente l'unico che sta funzionando, e Reggio giustamente lo ha cavalcato anche in questo bel possesso in post basso. Jim contro Strautins, che difende anche abbastanza bene, Jim però segna il quarto punto della sua partita facendo valere chili e centimetri che ha in più con Strautins, che gioca da numero 4 tattico. Tornerà infatti Polonara la prossima opportunità per Reggio, ancora profonda la ricezione di Reynolds, fate 9 allora i punti per Jalen Reynolds, anche perché se riceve poi un metro da canestro, un 2-6 che abbraccia a un'apertura all'area di 2,24 m, fa fatica a sbagliare, qua va anche a recuperare palla, bravo Jalen Reynolds, ma bravo anche Strautis in difesa, prova un minimo a trovare d'inerzia Reggio facendo due cose buone in fila, vediamo se sarà così o meno. Intanto De Nicolao, piccarolla ancora con lo stesso Reynolds, attacca 2 volte De Nicolao, taglio di Reynolds che riceve profondo, va fino in fondo, mette anche il punto esclamativo, uno spettacolo, sta facendo vedere tutto il repertorio, perché abbiamo visto il post basso, fronte a canestro, la schiacciata in roll e tutto. Ma molto interessante, come direbbe la velocità del movimento, quello è impressionante, perché che sia grande e grosso non si vede, però è soprattutto veloce, rapido, svelto. Vero, le mani quando schiacci vanno bene anche quelle, eh? Sì, ma poi in realtà anche delle mani meglio di quello che si direbbe vedendolo, anche se deve ovviamente trovare ancora molta educazione nel tiro. E Jim contro Polonara, lo attacca, tira buttandosi indietro, poi perde palla e ce la regala direttamente a noi. Attenzione perché Reggio è meno 8 palle in mano e viene da 2 buone difese in fila. Se c'è un momento per provare a rientrare in questa partita è questo, ovviamente. Si mette a zona De Raffaele, vediamo come reagisce Reggio con una palla per Aradori che attacca, torna da De Nicolao che va da Polonara, Needham contro Higgins, sotto per Reynolds che si gira sulla linea di fondo, subisce il fallo della difesa, il fallo era di Ejim, non saranno tiri liberi perché il fallo è arrivato prima. Anche qua un ballerino sulla linea di fondo. È diventato lo spauracchio di Venezia. Però te l'avevo detto, Venezia è una squadra che va a fiammate, capace di fare cose meravigliose ma poi di perdersi improvvisamente. E quindi in questo momento Reggio dovrebbe approfittare di questo appannamento di Venezia. Ma infatti continuare col ritmo con cui Venezia aveva iniziato la partita, insomma, era ovviamente impensabile. De Nicolao fino in fondo, stoppato da McGee e poi fallo di Reynolds sul contropiede, peccato perché il secondo di Reynolds, peccato anche perché era un possesso importante per riguadagnare un po' di fiducia da parte della pallacanestro reggiana.
stoppata pulita di McGee, assolutamente nessun dubbio. Menetti continua a tenere le, sì, gli ha detto qualcosa anche, no, quando tiene le mani in tasca, se io lo conosco un po' vuol dire che le cose non stanno andando molto bene. E Ince esce dai blocchi, vige tranquillità. Sotto per Ejim che va da Higgins, stoppato anche lui fallosamente secondo gli arbitri da Reynolds, che qua non è molto d'accordo, e qua dovrà andare in panchina Reynolds con il terzo fallo. Andiamo a rivedere il replay. Ah. Non vorrei fare come il pubblico di Venezia che dice soltanto passi, urla solo passi e gol. Esatto. Però mi sembra che il fallo qui non ci fosse. Higgins in lunetta trova il terzo punto a sua partita, ma più che per i due liberi di Higgins, per il terzo di Reynolds che non ci voleva per Reggio. Adesso torna Cervi che è stato in panchina da un po', vediamo se riesce a entrare anche Riccardo in questa partita. Ovviamente ha bisogno di lui, anche perché avete visto che se Reggio riesce ad appoggiare palla sotto cambia tutto l'attacco, è tutta un'altra musica, anche se poi ovviamente bisogna anche sbloccarsi dalla lunga distanza. Eccolo qua Cervi che va da Needham, gioca col doppio play adesso Reggio con De Nicolao, Needham in campo insieme, taglio di Polonara che sbaglia un canestro da un palmo dal bersaglio. In transizione Higgins, nuovo più 10 per Venezia. Intanto non inquadrato Napoleone Brugnare, parecchio adirato nei confronti degli arbitri, vuol cercare un tecnico, chiede un tecnico meglio. Perde palla Venezia, graziando a Reggio si torna con il possesso biancorosso. Non mi sembra che gli arbitri abbiano finora influito sulle sorti di questa partita, no, ha fischiato adesso, anche poco. Fino adesso no, assolutamente, anzi è stato un primo quarto con pochi falli, l'abbiamo detto, erano due pari a un minuto dalla fine. Alzata per Cervi che va a segnare, e qua è quello che abbiamo detto, cioè continuare ad appoggiare palla sotto, i benefici arrivano, bravo Cervi, nuovo meno 8 Reggio. È bello anche l'assist di Nicolao. E Jim sale McGee, aggressivo su di Nicolao, tiro da tre subito di McGee che è scatenato, 13 per lui, e rifà subito tornare Venezia sopra di 11 lunghezze. Reggio non riesce a dare un piccolo break all'avversario, a Radori. Però adesso è entrato in partita almeno. Polonara per De Nicolao, 8 secondi, Piccarol con Polonara che riceve, ribalta per Aradori che a 4 secondi alla fine dovrà forzare il tiro. Aradori attacca e niente, finiscono i 24 secondi. Reggio è la terza volta credo che fa infrazione di 24 secondi. È vero che la difesa di Venezia sta facendo un buon lavoro, ma è altrettanto vero che ci sono anche dei meriti reggiani. Vediamo Ejim, 6 minuti e mezzo in quel secondo quarto. Contro Polonara dal palleggio, Ejim attende l'uscita di Bramos centralmente, poi ci saranno i blocchi per liberare gli esterni, non riceve nessuno dei due, allora Bramos gioca pick and roll con Higgins, ferma il palleggio adesso, in difficoltà, scarica Dejim che va su fino in fondo, perde palla, anche qua un attacco che ha battuto un po' in testa per la Reyer, Aradori in transizione, fallo di Bramos nel fermare la transizione. Soprattutto Aradori deve rimanere un po' più calmo, tranquillo. Ma la sente la partita. Lo so, è molto arrabbiato. Adesso è stato trattato male qui a Venezia, posso dirtelo tranquillamente. Adesso lo rimette in panchina Menetti senza per paura di essere smentito. Torna Della Valle, dicevamo, per lui, palla per De Nicolao. Needham riceve, Piccarol con Cervi, palleggio, resto tiro a tre punti di Needham, bomba di personalità di Derek Needham. Finalmente. Nuovo meno 8, Reggio che resta lì aggrappata, non cade non fino in fondo per adesso, ma non riesce neanche ad avvicinarsi da quelle 8 lunghezze che sono state il minimo svantaggio dopo l'11-0 iniziale. Higgins da 3, palleggio, resto tiro sbagliato, tocca Polonara, controlla però Peric. Rimbalzo attacco che garantisce un altro possesso a McGee che prende un tiro da tre forzatissimo, questo lo sbaglia, Della Valle taglia fuori fallosamente secondo gli arbitri il difensore, e quindi si resta col possesso. Onestamente c'è la falla Palaresi, sì, qua si è trovato con un giocatore più grosso e più alto di lui. Poi in difficoltà a fare la rimessa a Venezia, Peric all'ultimo secondo va da Higgins. Anche questo però è fallo di Peric in attacco. McGee contro Cervi,
sbaglia il lato, cioè sbaglia il tiro dopo essere andato controtempo in transizione Needham. Non mi meglierei che Mejia avesse un po' scaricato le pile, eh? Anche perché fermo da un po', fallo intanto di Peric su Cervi, quindi può pagare ovviamente un pochettino alla lunga. Primo fallo anche di Peric, non ha ancora problemi di falli Venezia, a livello individuale nessuno che ne ha fatto più di uno fino adesso. Rimessa per e Heinz Reggio, fino adesso. Della Valle va da Cervi e esce De Nicolao, tornerà Viggiano per Venezia la prossima opportunità. Della Valle attacca, va bene da Polonara che prende il tiro da tre punti, bomba di Achille Polonara. Primo squillo anche della partita di Polonara, che viene da un 5 su 5 da 3 nella gara in casa contro Brindisi. Qua segna la prima bomba della sua partita ed è meno 5 per la Grissinbon. È entrata in partita senza neanche un punto di Della Valle. Sbaglia ancora Higgins a rimbalzo, poi Peric sbaglia, poi è un po' sfortunata qua Polonara e De Nicolao. La seconda volta che Reggio perde per un rimpallo, diciamo così, il pallone, anche se qua aveva difeso tutto sommato bene. Hai ragione Claudio, zero di Kaukenas, zero di Della Valle e Reggio almeno 5. Dopo tutto quello che è successo, verrebbe da dire che è un affare qua. Heinz, una palla persa inspiegabile, contropiede De Nicolao, 1 contro 0, va a segnare. C'è da dire che ci stanno pensando comunque gli altri oltre a Reynolds. Adesso i due playmaker che stanno giocando insieme stanno un po' prendendo in mano anche le redini offensive della squadra, oltre ad aver aumentato la pressione difensiva. È ripartita dalla difesa Reggio e poi da lì con questo break di 14-7 è tornata almeno 3, e lo dicevo, guardo il tabellone, penso a come è andata la partita fino adesso e mi stupisco perché meno 3 ti avrei fatto la firma col sangue. Sì, per fortuna che nei primi 5 minuti non siamo stati troppo cattivi nei confronti di Reggio, abbiamo soltanto detto che si era un po' addormentata, ma era, francamente era una squadra irriconoscibile. Adesso si è rimesso in partita perché, come ti dicevo, non voglio essere un mago, però avendo visto parecchie partite di Venezia quest'anno, ti dico che non è una squadra che ha una sua continuità di rendimento. Però era avanti di anche 17 punti, se non sbaglio, addirittura senza sfruttare la sua arma più micidiale, che è il tiro da tre punti. 3 su 6 da 3 per Reggio, 4 su 10 da 3 per Venezia, che comunque, come dicevi tu, una delle squadre che usa di più il tiro da tre punti, sia come tentativi che però anche come realizzazioni, nel senso che con un 39% è una delle migliori della Serie A. Tanti che possono far male, stasera fa male Meggi, ma anche Heinz se si sveglia anche lui, e poi è Jim un buon tiro da fuori. Ed entra anche Ressa adesso in campo, fa il suo esordio stasera, che è un altro giocatore che può tirare assolutamente sugli scarichi. Se può t'ammazza. Assolutamente, sappiamo benissimo, conosciamo, non ha bisogno di presentazioni di Thomas Ressa, al di là ovviamente dell'età che avanza, resta un giocatore qui classe ed esperienza non si discutono. Bramos esce, Heinz, vediamo come esce le squadre questo time out. Heinz insegue su di lui, eccolo il tiro da tre punti di Ress che è sbagliato, la palla esce e va nelle mani di Reggio. È chiaro che qua subito Venezia ha giocato sulla ambivalenza di Ress, dentro fuori contro Cervi che fa fatica ad uscire fin lì contro di lui. Vediamo se continuerà. L'abbiamo troppo nominata, l'abbiamo tirata, mi dispiace per Ressi, ma l'abbiamo un po' tirata, perché c'era da scommettere che una volta messo piede in campo avrebbe tirato la tre alla prima occasione. Fallo di Viggiano da dietro su De Nicolao, secondo fallo per Viggiano. Vediamo anche tatticamente come se Menetti continua ad andare col pivot di ruolo contro Ress che si apre, oppure se gioca magari con un quintetto più piccolo. Intanto De Nicolao segna il terzo punto consecutivo della sua partita dalla lunetta, ne avrà un'altra a disposizione. Chef Benetti continua ad avere le mani in tasca, quindi vuol dire anche che se Reggio almeno è uno davvero. Reggio comunque torna almeno uno ed ha fatto una grande rimonta. Il break del secondo quarto è di 16-7. Fallo di Polonara su Peric, va cacciato la palla, Achille Polonara fallosamente secondo gli arbitri. Diciamo che al di là del fatto che ci fosse o no, va tanto cuoio, questo è un movimento che 9 volte su 10 gli arbitri ti fischiano contro. Ma io ho sentito lo schiaffo, devo dire la verità, allora. Quindi poteva anche starci il fallo. Peric segna il primo tiro libero dalla lunetta per Polonara, è solamente solo primo di squadra. Solo 3 punti Peric, solo 3 punti fino adesso. Di solito fa male a Reggio lui. 1 su 2 anche per lui. Viggiano e le sue lunghe braccia contro De Nicolao. Insiste col doppio play Menetti perché è il quintetto con cui ha fatto il break, ovviamente. Ancora De Nicolao.
Cervi a bloccare due volte. Attacca De Nicolao, sotto per Riccardo, che va a prendersi la stoppata di Rest. La palla resta lì, fa saltare molto bene Cervi e fa bene a non, diciamo, a demoralizzarsi, a distrarsi dalla stoppata, rimane focalizzato, fa una finta, che è la soluzione migliore, e va a chiudere i due punti della parità, quota 32. Un canestro di ostinazione. Ancora Res per linee esterne. Bramos sale, Peric attacca subito, cambio di Cervi, poi la palla va in angolo per Bramos, bravo Della Valle a non saltare. Bramos prende un tiro forzatissimo ed è sbagliato. Cervi prende rimbalzo, prova a correre Nidam in transizione, sotto per Amedeo che in rovesciata niente, sbaglia quelli che potevano essere i primi due della sua partita. Ains dall'altra parte, pick and roll con Ress, attacca Marquez Ains, testa bassa, si ferma, torna fuori anche lui da Viggiano, palleggio a Ress, tiro di Viggiano, questo comodo comodo lo segna, sono i primi due della partita di Jeff Viggiano. Però fa molta più fatica Venezia adesso ad avvicinarsi al canestro e quindi la partita ha preso una piega diversa. Taglio di Cervi, sbaglia questa volta con Peric che ha avuto un aiuto risolutivo. Diciamo risolutivo, va. Due minuti e mezzo a giocare. Ains, cambio accettato Della Valle. Ains attacca ancora col blocco di Res, palleggio, arresto, tiro da due punti. Mi sento di dire un po' forzato. È sbagliato da Ains, sta in effetti facendo molta più fatica l'attacco di Venezia adesso. Sono i suoi tiri, Spero estemporanei. Anche è un giocatore estemporaneo. In questo caso nell'accezione negativa, ma lo è anche nell'accezione positiva del termine, mentre Cervi con quei lob sta pian piano entrando in partita, sono 8 per lui, se ci mettiamo gli 11 di Reynolds, già 19 punti segnati dai lunghi su 34 di Reggio. E se mi permetti di aggiungere, sta entrando in partita anche Nidam, Sì, soprattutto è vero anche a livello di playmaking, Della Valle attacca, ecco uno che manca a entrare in partita. Fallo. Non c'è fallo, non molto tutelato in questo caso dalla fallo, ragazzi. Terno arbitrale, si prosegue, allora continua un po' a litigare con la partita Amedeo fino adesso. Peric cerca e trova Ains, pari 34, un minuto e mezzo da giocare. Ains contro Polonara, va su fino in fondo, cambia lato e sbaglia, l'aveva battuto, poi si è complicato la vita andando a scegliere la soluzione dall'altra parte, ma aveva un po' paura della stoppata, in effetti ci sta. Polonara un ottimo atleta anche in quella situazione, può recuperare. Ancora Nidam e Cervi, 34 pari con due grosse occasioni per Della Valle per passare avanti. Cervi, vediamo adesso Cervi. Post contro Peric, si gira, si appoggia e sbaglia. Peccato per la soluzione di Cervi, attenzione a Ress in contropiede. In un qualche modo intervengono sia De Nicolao che Nidam e riescono a fermare una schiacciata che sarebbe stata di Ress, che poi va in panchina e lascia spazio ad Higgins. Torna dentro anche McGee per Ains. Se sentite qualche voce in sottofondo è il pubblico di Venezia, caldo come al solito con la terna arbitrale. Un minuto da giocare, Peric attacca, prende il tiro da tre punti e sbaglia. McGee a rimbalzo, fallo di Nidam o di Della Valle, uno dei due ha fatto ponte su McGee subito, infatti si sono andati a sincerare delle condizioni. Il fallo di Nidam, meglio tu. Anche questo tiro però di Peric, al di là del rimbalzo d'attacco che è il quarto della partita di Venezia, è un tanto sbaglia McGee, è un tiro un po' dove Venezia si è accontentata ed è un po' la sensazione di questo secondo quarto. Venezia si è un po' accontentata in attacco perché Reggio le ha fatto fare più fatica. McGee continua, 14 per lui intanto a segnare punti su punti. Ma se tu pensi le occasioni che ha avuto Reggio per passare avanti, le va ancora male. È vero, è incredibile ma vero. De Nicolao attacca fino in fondo, stavolta è forzato per il play padovano, quindi anche lui un po' in area di derby. Lui che ha giocato anche a Treviso. Viggiano da tre punti, corto e storto, rimbalzo comodo di Della Valle, con un tiro un po' affrettato di Venezia. Sempre possesso per il sorpasso di Reggio, che ne ha già avuti 3 o 4 ma non li ha mai capitalizzati. Della Valle per Nidam, 10 secondi, Nidam attacca fuori da Amedeo che ha metri e metri di spazio e a forza di dai e dai arriva anche la bomba di Amedeo Della Valle. 6 secondi, 5 secondi per finire il quarto, vediamo McGee, tira da 9 metri e sbaglia, rimbalzo Della Valle ed è incredibile ma vero per chi ovviamente magari si è collegato solo all'inizio e poi ha ripreso a guardare adesso, perché regge avanti di due lunghezze, 37-35. È una partita incredibile, davvero. C'è da dire, questo è il basket, no? Quando... divertente, meglio per lo spettacolo di sicuro. Ma sì.
diciamo che non è uno spettacolo di quelli cui ero abituato una volta, però a me questo basket comunque piace lo stesso, soprattutto quando ci sono tanti italiani in campo come gli Arezzi. Oggi Della Valle ha segnato un canestro soltanto dopo 19 minuti e mezzo. Esatto, e 50 secondi. Quindi è una cosa abbastanza clamorosa, però tutto, è mancato Aradori, è mancato completamente. Anche Kaukenas fino adesso. Lituano d'oro, però. Però regge avanti, 37-35 dopo i primi 20 minuti, noi ci risentiamo dopo l'intervallo per il terzo quarto. Ben ritrovati dal Tagliercio di Venezia per il secondo tempo del match tra Reggio Emilia e Umana Rayer Venezia. Reggio, dopo essere stata sotto anche 19-4 all'inizio partita, è avanti 37-35 con un gran secondo quarto da 25-11 di parziale dopo il 24-12 di Venezia nel primo. Una partita davvero speculare nei due quarti con i lunghi di Reggio, 19 punti della coppia Reynolds-Cervi, 11 per Reynolds, 13 per Cervi, e anche un buon impatto del quintetto col doppio playmaker De Nicolao e Needham, che hanno messo a segno 7 degli 8 assist di squadra della Griffin Bond fino adesso, oltre che segnato anche 9 punti in totale. Hanno fatto tornare in partita la Griffin Bond, che era all'inizio stata colpita dai tantissimi punti di Tyrus McGee, che è caldissimo nel primo quarto e ha chiuso il primo tempo a quota 14 punti personali. Poi però Venezia ha un po' perso il ritmo, come si diceva il nostro Claudio Pea, che a cui do di nuovo buonasera, si è dimostrata ancora una volta una squadra di grande fiammate, quindi ci aspettiamo un'altra grande ondata di Venezia nella ripresa, ma Reggio deve sapere anche che se tiene botta quell'ondata dopo può avere vita, diciamo, un po' più facile. Sicuramente Reggio nel secondo tempo non potrà addormentarsi all'inizio, soprattutto come ha fatto all'inizio della partita. E poi però è incredibile che sia avanti di due punti nonostante Kaukenas 0, Della Valle 3 e anche Aradori 3, esatto, ma è verissimo questo, perché sono i tre giocatori di riferimento offensivo se ce ne sono uno. Della Valle è 1 su 6 dal campo fino adesso, Aradori 1 su 3 dal campo, Kaukenas 0 su 2 dal campo. Eppure regge avanti di una lunghezza, quindi e non dirmi la percentuale di Ricciolino, perché deve essere altrettanto spaventoso. Esatto, sì. Uno su sei dal campo per mezzo Della Valle con due perse, meno uno di valutazione fino adesso, però sappiamo che questo conta zero per mezzo Della Valle, perché potrebbe tranquillamente fare un secondo tempo alla McGee del primo, per intenderci. Ma in generale, davvero, se uno di questi tre fa uno squillo, allora diventa interessante per Reggio, mentre Peric va a scontrarsi contro Cervi e un po' anche il ferro all'inizio ripresa. Poi Bramos non salta Della Valle due volte ed è bravo a non concedere il tiro da tre. Si va da McGee, cambio accettato da Polonara, 6 secondi, McGee step back, tiro da due punti, fondamentalmente immarcabile questo tiro, soprattutto se c'è un lungo nel cambio, e McGee continua a andare per conto suo, ma andare molto bene. E sono 16 di McGee, un bel bottino. 16 su 37, Kaukenas, la classica uscita di Rimantas Kaukenas che sbaglia, e la palla è di Reggio perché l'ultimo tocco è di Peric, un tiro che Kaukenas nella sua carriera probabilmente mette nel sonno anche, ma comunque non gli sta entrando questa sera. È un tiro che deve continuare a prendere tutta la vita questo Kaukenas. Con Kaukenas bisogna avere molta pazienza, perché se anche, come ti dicevo prima della partita, è come Nedved, cioè si allena sempre, corre sempre, il clima agonistico deve entrargli nelle ossa e nel sangue. Della Valle attacca fuori da Polonara, 5 secondi, Needham dovrà forzare, 3 secondi, 2 secondi, Needham dopo il step back, il tiro da 3 punti, sbagliato, la palla per McGee. Però ci stava questo tiro. Parità 4-37, Peric subito attacca Polonara, raddoppio di Della Valle che lascia liberissimo McGee, non arriva la rotazione, McGee non punisce, anche se Della Valle si stava già un po' lamentando con i compagni perché non era partita la rotazione, evidentemente lì c'è comunque un ordine di scuderia di andare a raddoppiare. Cervi riceve profondissimo, torna fuori da Polonara, alla fine arriva la palla per il tiro da tre punti, dopo 5-6 passaggi non entra purtroppo il tiro da tre di Achille Polonara. Reggio sbaglia due tiri da tre punti in fila dopo che li aveva tirati pochi ma segnati tanti nel corso del primo tempo, chiuso con 4 su 7 da tre. Adesso attacco ancora di Venezia con McGee che insiste ad attaccare il recupero, va da Ince che prende un tiro forzatissimo con la mano in faccia e da due è segnato. E questi sono i canestri di Ince, estemporanei come ti dicevo.
assolutamente, perché qua meglio di così la difesa davvero non poteva fare. Lecce Reggio deve sbloccarsi in attacco comunque in questa ripresa, non ha ancora trovato il canestro. 4-0 il parziale di Venezia. Della Valle, cambio accettato da Ortner, lo attacca Medeo, si separa, lo fa saltare, prende il tiro da due punti, cortissimo e sbagliato, ma Polonara, la buona guardia rimbalzo, poi Della Valle fa saltare Ortner, prende il tiro da tre punti e benvenuti. E questo è il mio ricciolino. Sì, nel magnifico mondo di Amedeo Della Valle, che comunque prosegue con la sua testa, perché sa che quelli sono i suoi tiri, sembreranno forzati da alcuni, ma non basta sono forzati. Basta che non me lo chiami tiro ignorante, perché non è ignorante questo tiro. No, no, è una lucidissima ignoranza, mettiamola così. 40-39, Polonara aveva quasi propiziato un altro recupero, e Polonara, anche se è partito male, sta giocando una partita nel secondo quarto sostanza, in poi, bravo, sì, di sostanza. Silente ma di sostanza, se gli entra anche qualche cosa di più dalla lunga distanza poi diventa anche meno silente. Ains fuori per Ortner, sfidato un po' il tiro da Cervini, la mette per terra Ortner, poi vuole sotto Peric che riceve profondo, sbaglia ancora una volta Polonara, comunque lì a toccare il rimbalzo. Della Valle in transizione, più uno palla in mano di Reggio, ancora Medeo, finta il tiro, non riesce a trovare il tempo per il passaggio per Cervi sotto, allora va da Nidam che cerca e trova Polonara che la mette per terra contro Peric, che ha la posizione completamente sbagliata del corpo e non può che commettere il suo secondo fallo personale. Bene, ragione tu, molto bene Polonara. Va in panchina Peric, torna Ejim in campo per De Raffaele. E questo è un giocatore interessante, mi è arrivato qui in sordina, ma è un giocatore importante per la Reia. Anche un altro giocatore di tanta sostanza, assolutamente. Nidam, un barco, bella palla sotto per Cervi che va a schiacciare col fallo però della difesa, che lo manderà in lunetta con due tiri liberi. Vediamo di chi è il fallo, perché forse ne sono arrivati due o tre lì su Cervi. Ortner a commettere il fallo. Due liberi per Riccardo Cervi. Segna il primo Cervi, 9 già i suoi punti, con anche 5 rimbalzi. E 2 su 2 per Cervi, che tira il 69% dai liberi in stagione, ma che è migliorato tantissimo nel corso della sua carriera dalla lunetta. Più 3 Reggio, massimo vantaggio, anche se ovviamente è solo un più 3. Meghi attacca Gaukenas, lo batte, poi però scarica direttamente in mano a Polonara, che va a recuperare con calma Reggio. Con calma un po' meno Della Valle, che però vede il canestro. Eccolo. Adesso bello grande. Eccolo di nuovo. Due bombe in fila, attenzione a non accendere a metà Della Valle. Adesso più 6 Reggio, prova davvero a farlo il break, la Grissin Bone. Pick and roll tra i due piccoli. Poi Ains attacca, si ferma. Palla ancora recuperata, bene da Reggio. Poi Polonara si butta, peccato, la palla va da Ains. Nuovo possesso per Venezia. Adesso un po' in confusione Ejim contro Cervi, va fino in fondo, fallo di Riccardo e due liberi per Ejim, che è stato bravo perché, sapendo che forse lì Cervi ci sarebbe arrivato, ha usato il braccio esterno per separarsi dal difensore e anche per indurre l'arbitro a fischiare. Però la sua partenza era stata buona e quindi poteva andare anche a affondare le mani al canestro. Sì, volevo dirti di ricciolino mio. Quando che pensi... è Della Valle, lo ricordiamo, sì, ovviamente, perché... Beh, è l'unico ricciolino in campo. Non può che essere lui. Non può, sì, che essere lui. Che ogni tanto penso che il grande Ettore Messina non l'ha portato nel preolimpico. Ma tra l'altro per scegliere, diciamo, negli esterni, quel Stefano Tonut che non sta giocando per un problema alla schiena, che lo terrà in box ancora per un mesetto. Comunque due classe 93 che non promettono niente male per quel che riguarda... Sono due giocatori profondamente, sì, diversi, però un giocatore come Della Valle può risolverti certe partite, può rimetterti in ritmo. Qua l'arbitro ha fischiato una rara infrazione, cioè i 3 secondi offensivi a Cervi. Gaukenas aveva messo la bomba, si dispera perché è tutto vanificato. 6 minuti a giocare, torna in questo terzo quarto, torna in possesso di palla Venezia, sotto di 6 lunghezze, 45-39, con McGee che attacca fino in fondo, prende un tiro molto difficile lì contro Cervi e lo va a sbagliare. Della Valle con calma adesso preferisce ad andare a ragionare, non a buttarsi a capofitto nell'altra metà campo, poi riceve, va da Polonara che la mette per terra contro Jim, fino in fondo Achille, vuole Cervi, palla molto difficile questa, anche perché quando salti e non sai ancora cosa fare dopo... L'hanno chiuso bene. Difficilmente si viene fuori qualcosa di buono. Ains contro Polonara, vediamo se lo attacca nel cambio. Prende il tiro da 3 punti. È un bel accontentarsi. 7° punto personale di Ains, che nel secondo tempo è l'unico che sta facendo
qualcosa in attacco per Venezia. Perché? Perché le sue soluzioni estemporanee, escluso il gioco di squadra, diciamo così, sono quelle a cui si aggrappa la Reier. Polonara va da Della Valle, attenzione perché è caldo. Amedeo prende un altro tiro da tre punti, sbaglia questa volta, rimbalzo lungo di McGee, un po' forzato, ma è il suo tiro. Esatto, assolutamente. Ains per Bramos, palleggio, adesso tiro contro Polonara, corto questa volta, rimbalzo di Cervi. Forse un po' fretta di Venezia adesso anche di rimettersi ma in partita. Gioca così, gioca così, gioca così. Quando va il tiro, quando ha la possibilità di tirare, tirano. Non vanno mai al limite i 24 secondi, raramente. Nidam fino in fondo. Non so e Nidam se... mi convince oggi. Sì, non so se infatti ha toccato Cervi anche il tocco o no, ma comunque il punteggio, i punti vengono dati a Nidam e li diamo anche noi perché di fatto la soluzione è stata sua. Palla per linee esterne per Higgins. Sono 7 punti e 5 assist per Nidam ed è un ottimo bottino. 4 secondi, deve forzare con la mano in faccia. Bramos sbaglia, Cervi guadagna un altro rimbalzo. Poi subito cercato Della Valle in transizione dallo stesso Nidam. Della Valle però va con calma perché non c'è vantaggio e Nidam ha rifiato un attimo e poi parte col pick and roll con Cervi. Attacca ancora Nidam, si ferma, va fuori da Polonara che vuole l'alto basso con Cervi. Fallo di Ejim, di scusate Ains. Questo è il momento di affondare il coltello nella piaga perché la vedo un po' seduta Venezia e attenzione però alle sue fiammate che ti dicevo, è capace da un momento all'altro di svegliarsi. La partita adesso ce l'ha in pugno Reggio Emilia, però deve sapere approfittare di questo momento di appannamento che è significativo del fatto che soprattutto Bramos ha sbagliato 2 tiri da 3 punti. È vero, ma perché non erano tiri realmente in ritmo, ma erano soluzioni anche ovviamente tutto sommato un po' fuori ritmo. Bramos è il termometro di questa squadra. È la cartina di tornasole, se funziona lui funziona tutto il resto normalmente, poi ci sono i piccoli McGee Ains che fanno il resto, però la chiave di tutto è soprattutto lui. Ma la Rey oggi manca qualcosa sotto canestro, soprattutto da Peric e anche Jim, non è che stia facendo una partita straordinariamente a livello di quelle che ha giocato ultimamente. 4 punti di Higgins, 4 punti di Ejim e 3 di Peric, questo è il bottino dei lunghi di Venezia, anche Ress che ha giocato solo 3 minuti, ci mettiamo se vogliamo. Venezia è 5 su 19 da 3 punti, seppur sia 11 su 20 da 3, ma ha tirato 19 tiri da 3 e 20 da 2, cioè praticamente 50-50. Questa sì. Dimostrazione anche di quello che dicevamo. Però Reggio ha anche 0 da Caucanas e solo 3 da Radori, Ecco Caucanas fuori da Polonara, buon tiro per Achille, sbagliato, Cervi però a posizione e infatti prende rimbalzo Della Valle subito da tre, bomba, col fallo di Amedeo Della Valle. Adesso attenzione perché si è ufficialmente scaldato. Allora mi dici perché io mi sono innamorato di questo ragazzino, anche perché ha un padre fantastico, era il gatto con gli stivali di Torino, giocatore di una grandissima intelligenza e lui invece è così. Ti ammazza, è veramente un giocatore. Quando un giocatore ti ammazza e fa la differenza è un grande giocatore. Sbaglia clamorosamente un libero, perché dico clamorosamente perché lui li tira col 95% in stagione. 3.405 gli spettatori, è arrivato anche il dato dell'incasso di pubblico di questa sera. McGee dopo un'esitazione sbaglia anche questo, Cervi un altro rimbalzo. Della Valle, attenzione perché è caldo, si accoppia con lui Bramos, lui va con calma da Nidam, è entrato anche Radori per Caucanas. Della Valle sotto per Polonara che riceve profondo contro McGee, va su stoppatona di Ejim, la palla resta lì e qua non poteva prevedere l'arrivo di Ejim che è stato bravissimo, poi fallo antisportivo fischiato a Nidam. Sono tutti antisportivi, è antisportivo, ma altrimenti sono tutti. Sì, qua ovviamente dopo non devi fischiarli tutti però esatto, è sempre così, è una regola che fa discutere non solo la regola ma anche l'applicazione della regola e questo no è ridicola quello cui viene obiettato ovviamente agli arbitri. Sbaglia primo Ains, segna il secondo, 50-43, 7 di vantaggio per Reggio e rimessa.
pubblico sarebbe, perché Needham ha chiesto spiegazioni a Rossi su, anzi a Lanzarini scusate, sul fischio precedente. 3 minuti a giocare, McGee contro la valle, vuole la linea di fondo, torna fuori McGee, va da Ains, piccarò centrale tanto amato da Ains con Ejim, cambio di Polonara, ancora un tiro di Ains forzato ma segnato. Gioca da solo, palleggia da solo, fa i buchi del parquet, però è, questo è Ains. Io ti dico una cosa però Claudio, se sono Reggio mi faccio tra virgolette uccidere da questi tiri di Ains tutta sera e nego gli altri, mettiamola così. Bravo, mi chiudo sotto. Aradori contro Bramos, torna fuori da Needham, 6 secondi, Needham attacca, va su, prende un gancetto sbagliato, Cervi tocca, non controlla però la palla di Melvin Ejim, attenzione al contropiede di Venezia, ancora Ains. Ecco, attenzione che adesso è il momento, può riaccendersi. Ecco. Eccola qua, la bomba di Ejim. La conosco a memoria. Ovviamente non vorrei che Max Menetti se la sognasse di notte. Ovviamente lo sapevamo che sarebbe arrivato comunque una risposta di Venezia. Della Valle fuori da Needham, Aradori vuole il post di Polonara contro Ains. Caccia il pallone Ains, palla va da Della Valle che adesso dovrà forzare a 3 secondi a scadere 24, prende un altro tiro da 3 punti, Amedeo! Scatenato Della Valle, 15, per lui questo è ossigeno puro. E ha cominciato a segnare all'ultimo secondo del primo tempo. Poi non si è più fermato. 15 punti, di fatto, come tanto fallo di Needham, come dicevi tu Claudio, tra in tutto il terzo quarto e quei 10 secondi del secondo quarto. Fuori Needham e Polonara, dentro Strautin, sede Nicolao, torna Visconti, va a fare esordio Visconti in campo per McGee, giovane, altro di belle speranze, che comunque in una situazione di rotazioni ridotte anche qualche tempo fa De Raffaele non ha mai avuto paura di schierare anche per minuti importanti. Io continuo a pensare a Messina, alla sua nazionale e al fatto che abbia portato non tanto Tonut ma Poeta e abbia lasciato a casa, cioè a Torino, che era proprio casa sua tra l'altro sua. Alba, poco Difatti lontano, è dai, diciamo subito così. Per le vacanze, l'ho neanche visto per l'Olimpico. Allora vediamo se c'è un problema con l'instant replay, si sta andando a vedere probabilmente se il tiro di Della Valle di prima era la 3-2, mi viene da pensare, perché è l'unica situazione da instant replay che abbiamo visto nelle ultime occasioni. Menetti sta aspettando a rimettere anche Reynolds in campo perché ha 3 falli e soprattutto perché Cervi sta facendo un terzo quarto di grandissima però non vorrei sbagliarmi, ma Cervi di falli ne ha uno solo, ne ha uno solo ed è 10 punti e 9 rimbalzi ed è vicino a fare la terza doppia in fila ed era partito malissimo. Anche questo è un segnale positivo, giustamente Menetti lo cavalca perché gli sta dando grandi sicurezze. Peric adesso gioca lui da numero 5, quindi deve marcare lui Cervi. Ains fino in fondo, stoppato fallosamente da Cervi, da Strautins, vediamo di chi è il fallo. In ogni caso è il fallo di Strautins, in ogni caso è arrivato il momento di Jalen Reynolds proprio per Riccardo Cervi. Quando Ains toglie la possibilità, il fatto di dover palleggiare questa palla e di fare il playback, lui può scatenarsi. Sì, guardi in poche parole. Esatto, da quando è iniziato ad andare per conto suo si è messo in partita, sì, decisamente. Senza fare tanti giri di parole, è una guardia pura. Vedevo Della Valle a colloquio col dottor Rocchi in panchina, ovviamente speriamo non abbia alcun tipo di problema perché ce lo stiamo godendo a pieno. È brutta palla di De Nicolò per Reynolds, un po' pigra, e Jim fino in fondo va a segnare. Torna sotto di una sola lunghezza Venezia, 53-52. De Nicolao riceve questa volta Reynolds, consegna ancora per il suo play, poi va a giocare a due con lui, palla sotto ancora per Reynolds, altra schiacciata di Reynolds, che insomma fondamentalmente... Parlavo prima di gatto con gli stivali, hai visto che passi lunghi che fa? Sì, assolutamente, la falcata è notevole. Ains contro De Nicolò, che però un po' appiccicarsi tutto campo per fargli fare un po' di fatica, è l'ultimo possesso offensivo di Venezia, poi resterà ancora una quindicina di secondi per Reggio. Ains ancora un altro tiro da 3 punti, questo è sbagliato, però rimbalzo attacco di Bramos che sbaglia perché Reynolds in un qualche modo lo stoppa, poi c'è un fallo
Vediamo chi è stato fischiato, se a Reynolds o a Visconti. Credo a Visconti. Reynolds ha preso la botta, ha provato a strappare liberandosi. Andiamo a rivedere qua, stoppato praticamente senza saltare, poi sì, aveva Visconti aggrappato sul collo. Saranno liberi per Reynolds perché il fallo era in balzo d'attacco. Quarta va a parlare con De Raffaele, che credo chieda spiegazioni per i liberi. Reynolds viene da un 1 su 2 dalla lunetta, ne ha altri due a disposizione. Ma Venezia può avere un presidente che urla vergogna agli arbitri? Il silenzio di tombe fai bene, mi prendo io tutte le responsabilità, ma se lo inquadrassero lo vedi che si alza e urla. Secondo libero per Reynolds, 2 su 2 questa volta. E quindi anche mani discrete, cosa dici? Tra l'altro più che altro sono 15 punti in 7 minuti per Reynolds, non si può fare tanto meglio di così. Mentre Menetti lo mette in panchina perché ha tre falli e rimette Polonara per l'ultimo possesso difensivo, anche perché Venezia gioca con Peric del numero 5, quindi non c'è il giocatore migliore che Polonara per marcarlo. Ultimo possesso per Marchi Sainz, mentre più 5 Reggio, 57-52. Con calma Ains, ovviamente, credo andrà lui in improvvisazione al palleggio, visto come sono andati gli ultimi attacchi di Venezia. Ecco il pick and roll con Ejim che arriva. Ancora Ains, attacca, si separa da De Nicolao, prende il tiro appoggiandosi ma sbaglia. Peric tocca, l'ultimo tocco però è suo, quindi con 2 secondi da giocare Reggio può provare a imbastire un ultimo tiro, anche se deve partire dalla sua metà campo, ovviamente non è facile. De Nicolao lo fa, prende il suo tiro da oltre metà campo, prende solo il tabellone. 57-52 il termine del terzo quarto, Reggio avanti di 5 lunghezza, ma ci sono altri 10 minuti da goderci con tanta intensità e noi ci fermiamo per l'ultimo break. Tornano in campo le squadre per gli ultimi 10 minuti del match. 57-52 il vantaggio della pallacanestro reggiana sul campo dell'Arena Venezia per un quarto da 20-17. Adesso però ne mancano 10 di minuti. Di nuovo buonasera Claudio Pea, e Reggio parte con Cauquenas intanto a dare qualche minuto della valle con Reynolds in campo. Ma il clima si è fatto un po' caldo. E il clima, dicevamo, esatto, si è fatto caldo, con l'avete forse anche visto inquadrato, presidente Brugnaro che ovviamente fa sentire, diciamo così, il suo supporto a rendere ancora più caldo questo ambiente. In ogni caso si ricomincia. Reynolds a gestire il possesso contro Gim, la mette per terra, va a testa bassa, gli tocca il pallone Gim, deve tornare da Radori, giocano due Radori, poi va da De Nicolao alto basso con Reynolds che riceve e sbaglia, peccato, la palla resta lì, la prende ancora lui, subisce fallo, vai lunetta, è buono perché ti ammazza, con due tiri liberi. E sì, stavi dando un consiglio spassionato a qualcheduno di Reggio qua di fianco a noi. In ogni caso, io di falli onestamente guardateli, li avrà visti 3 o 4, sì, però bisogna stare attenti perché abbiamo i tifosi dietro la schiena che sono pericolosi. E Reynolds intanto scrive 16 nel suo taccuino personale e lo ripete, è stato in campo 8 minuti fino adesso. Ne avrà un altro a disposizione. Brava anche Reggio comunque a cavalcarlo, a cercarlo, perché è un giocatore così da cavalcare, da cercare. 17 punti per Reynolds e 7 di vantaggio per la Griffin Bon. Ains contro De Nicolao, che adesso gli prova a stare attaccato fin dall'inizio dell'azione. Ejim fuori per nessuno, palla persa e recupero formalizzato ancora dalla pallacanestro reggiana con un ottimo aiuto di Strautins sulla linea di fondo su Ejim. E questo è un altro aspetto importante ovviamente anche in tutto quello che non si vede nello score. Comunque credimi, un pubblico così caldo non l'avevo mai visto quest'anno, evidentemente è Reggio. Soffre Reggio, sì. Zona per Venezia, Cauquenas subito sotto per Reynolds che ovviamente attacca perché si sente caldissimo. Un canestro da favola. Altri due, Reynolds, 19 e il tassometro corre. Questa è una virata nel post clamorosa contro un giocatore più piccolo di lui. Bisogna che inviti a cena Pilastrini, gli offra la cena più spesso perché, anche perché mi ha dato una dritta mica da poco, che non era facile.
sbilanciarsi nel mio blog e scrivere che sarebbe stato un bel acquisto. Avevi gli informatori giusti, mettiamola così. Torna Higgins per Regime, torna con un lungo vero perché De Raffaele dice forse è meglio che metta un corpo, quello che c'ho, il più grosso che ho a disposizione contro Reynolds. Sì, perché la partita sta andando verso la direzione di Regge, sta prendendo l'autostrada, però bisogna stare molto molto attenti. Kaukenas sbaglia un tiro che forse tra due settimane segnerà, perché lì è proprio questione di gambe. Bel gioco di McGee dal palleggio, poi va alla cieca da Haynes che prende subito il tiro da tre punti col fallo di De Nicolao, che qua è stato troppo aggressivo e un po' ingenuo, ma ci sta d'altronde quando sei lì che giochi. La paura che deve avere, la paura, il timore, diciamo così, più che paura, che deve avere Regge è proprio quello che di non riaccendere Venezia. Se la riaccendi diventa una squadra pericolosissima per tutti, Milano compresa. E l'abbiamo visto anche qua al Tagliercio. Tanto 13 di Marquis Haynes che continua il suo personalissimo show nel secondo tempo, perché aveva chiuso a 2. Ha sostituito Meggi. È vero. O uno o l'altro, tutti e due insieme sarebbe chiedere troppo. È il jackpot, tutti e due insieme. Sì. 2 su 2 per Haynes, 3 su 3 per Haynes, 15 punti personale e meno 6 per Venezia, 8-38 al termine del match. 61-55 a Radori, che sta giocando una partita silente, senza forzare nulla, anche se qua forza una palla persa purtroppo per Reggio. Poi De Nicolao rischia un po', Haynes... e la recupera lo stesso Radori, antisportivo poi, perché come gestivi giustamente tu, gli arbitri non possono esimersi dal fischiare, la gente quando qua impazzisce. Quando ne fischi uno, la mia esperienza mi dice che devi fischiarli poi tutti. Esatto. Questo c'era antisportivo. Questo guardalo, è contropiede. A Radori in lunetta con tutti i liberi. Segna il quarto punto della sua partita, il primo del secondo tempo, Radori, che ne avrà un altro, poi ci sarà rimessa Reggio. Ma tu dimmi perché devono prendersela con Dembischi, povero Dembischi. Quinto punto di Radori. Adesso tocca al figlio di Brugnaro. 8 di vantaggio di Reggio, palla in mano con De Nicolao. Per Kaukenas, sotto per Reynolds, del taglio di Nicolao, e Reynolds se la sa anche passare, allora siamo davvero... a nozze. De Nicolao segna il più 10 Grissin Bona, 8 minuti dal termine, il massimo vantaggio dei biancorossi. McGee, esce Bramos, Higgins per il ribaltamento andrà da McGee, insegue Strautin su di lui, McGee crossover dietro la schiena, ancora contro Strautin, lo proverà ad attaccare da palleggio, poi va sotto da Higgins contro Reynolds che ha 3 falli e quindi difende ma non con il fuoco sacro, mettiamola così. E Higgins segna il sesto punto personale. De Nicolao a un varco, fallo netto di Haynes su di lui. Rimessa però per Reggio, 2 falli di squadra per 3 falli di squadra per Venezia. La prossima sarà bonus. Torna Jim per Peric, che ha fatto una ricompassata in campo, ma di silente, di pochissimi minuti. Va con Jim. Non è mai entrato in partita, lui è rimasto sempre in pigiama. Reynolds. Fuori per De Nicolao, dopo uscita per Kaukenas che riceve. Seconda volta che Kaukenas vede annullarsi un fallo, un canestro per un'infrazione dei compagni. Quarto fallo di Reynolds, mi piace perché tutta la squadra gli sta dicendo va bene dai, non protestare, stai tranquillo che ci servi in campo, stai tranquillo. E qua Menetti lo mette in panchina e lui stesso dice no, aspetta coach. Però giustamente Max... va da Cervi che comunque sta facendo un'ottima partita, perché sappiamo che Reynolds è un giocatore molto emotivo e un giocatore che ovviamente va anche gestito da questo punto di vista, che non ha ancora l'esperienza per... mettiamolo così, dai. Ci sta. Haynes contro De Nicolao, attacca, prende il tiro a 3 punti con la mano in faccia. Mamma mia! Quando va di talento senza pensare troppo a fare il playmaker, Marquis Haynes è un giocatore davvero niente male. Poi ho detto mi farei uccidere da questo tiro tutta la partita, poi speriamo che non abbia ragione lui alla fine. Per linee esterne Kaukenas, Picarolla in arrivo con Cervi,
Palla che va da Strautens che vuole l'alto basso con Cervi, l'ultimo tocco è del giocatore di Venezia, non così il secondo gli arbitri. In ogni caso chiama time out subito Max Menetti per provare ovviamente a non accendere la situazione, ma è normale anche che Venezia in casa comunque ci provi fino all'ultimo stata, a tenere in piedi. È stata messa in rissa e gli arbitri hanno abboccato. Va bene, io era sotto i nostri occhi, qui l'ha sicuramente toccata, eccolo là, l'ha sicuramente toccata. Mamma mi ha fatto con occhi buoni. Vabbè. Rimessa sotto i nostri occhi. Sì, non era facile. Noi l'abbiamo vista proprio. Però sì. Sotto gli occhi anche dell'arbitro, Vediamo come esce Reggio dopo il time out di Max Menetti in un momento. Ovviamente adesso in poi a 7 minuti dalla fine sul più 5 tutti sono momenti chiave l'uno uno dietro l'altro, ma è importante che Reggio riesca sempre a spingere il fuoco quando si accende di Venezia. Sai, d'altra parte quando la Gazzetta ti esalta campi come Capo d'Orlando, Venezia deve adeguarsi, questo lo dico sempre io e tu stai zitto. Io infatti ti ascolto. Tornano in campo le squadre con De Nicolao, Strautens, Aradori, Caucanas e Cervi. Dall'altra parte McGee ed Ejim, Haynes, Higgins. Mi manca il quinto che dovrebbe essere Bramo, se è così infatti far la rimessa. Alza il pressing a tutto campo, Reggio. Penso ad alta voce. Che partita ha fatto Trento per dare a vincere oggi al Capo d'Orlando? È in forma Trento. Attenzione a Bramo, schiaccia dei blocchi, prende il tiro da tre punti e arriva una bomba. Grande Bramo, grande Bramo. Meno 2 Venezia, 6 minuti e 38 a giocare, è ancora lunghissima questa partita. Caucanas adesso, Reggio ha la carta della valle ancora da giocarsi. Aradori, Cervi porta il blocco, attacca Pietro, si separa, poi torna da Caucanas, 8 secondi, gli porta il blocco ancora Cervi, giocano a 2, Cervi va sotto da De Nicolao, stoppato, poi la palla è di Venezia perché arriva l'infrazione di 24 secondi. Dentro Polonare della Valle, vediamo. Si lamentava Menetti perché voleva canestro buono nell'ultima azione. Andiamo a vedere. Non lo possiamo vedere da qua. Tornano della Valle, Polonare in campo per Strautens e Aradori. Reggio adesso un po' in difficoltà, Venezia sta provando a cavalcare l'onda, l'inerzia nelle sue mani, vediamo però perché è cambiata talmente Venezia tante volte. È a cavalcare l'onda. Sì, qua assolutamente. Da queste parti sì. Quando c'è l'acqua alta poi ancora di più. Comunque ripeto, è la partita che si gioca punto a punto e bisogna vedere quali saranno le energie alla fine. Venezia è pericolosa punto a punto, perché i supplementari ha perso solo a Capo d'Orlando, le altre tre partite le ha vinte. Qua fin troppo anche per i grandi mezzi di Haynes, questo tiro De Nicolao attacca, scivola Haynes, risale in piedi per difendere sul suo uomo, ancora una difesa molto pressante, poi si va da De Nicolao che cerca e trova Caucanas, però Reggio in difficoltà, 6 secondi, Caucanas palleggia questo tiro, sbagliato, rimbalzo di Ejim, Caucanas si lamenta un po' con quarta perché non gli è stato fischiato un fallo anche nell'ultima azione, ma Reggio non deve pensare adesso agli arbitri, ma deve pensare a tornare in partita, lei in attacco e risbloccarsi. Fallo in attacco di Ejim su Caucanas, che ne ha viste tante di partite così, mettiamola così. La Volpe Caucanas, la Volpe. E grande Max che ha capito che doveva cambiare De Nicolao. Me l'avevo quasi sussurrato a un orecchio. Fallo è di McGee in attacco in realtà, comunque torna dentro Needham per Reggio che va col quintetto di fatto che aveva fatto il break nel corso del secondo quarto, ancora Needham, attacca, si ferma, attende l'uscita ricciolo di Caucanas, anche della Valle, insegue la difesa che è di Bramos, tiratore che marca tiratore, della Valle fallo. Perde palla, non c'è fallo, in contropiede c'è McGee che va fino in fondo a sbagliare, la palla resta lì ancora sua. No, come possesso? Non c'è fallo? Non c'è fallo secondo gli arbitri, mettiamola così. Ah, cioè, è fallo quando l'arbitro fischia. Esatto. Parità 4-65, canestro di McGee, 4 minuti e 45 d'inferno che si prospettano qui al Tagliercio. Almeno ovviamente a livello climatico, Caucanas attacca ancora, fuori per Polonara, palla un po' bassa. Riceve della Valle, 6 secondi, tira da 3 Amedeo da casa sua, sbaglia questa volta, la palla dovrebbe essere di Reggio.
Vediamo se è rimessa Reggiana, è così. L'ha provato Bramos a buttarsi nella postazione a Rai per andare a recuperarla. Reggio però deve trovare un canestro che sblocchi la situazione in un qualche modo dalla spazzatura di questa partita. Torna Biggiano intanto in campo per McGee, che va un po' boccheggiante in panchina, in effetti ha speso tanto. Rimessa per Kaukenas, esce Needham e riceve. Ancora Rimas in uscita dai blocchi, arriva Cervi, piccherò tra i due. Poi Polonara, un buon tiro da tre punti frontale, stortissimo il tiro di Polonara, che forse ha proprio preso uscendo male questa palla dalle mani. Parità, 4 minuti e 10 da giocare. Biggiano, doppie uscite per Stagger, per Bramo, stoppato da Cervi. Poi Polonara la tocca, la recupera Della Valle, che va anche subito in transizione. Si ferma, vuole sotto Cervi, che riceve, subisce il fallo, che lo manda in lunetta con due liberi. Mi piace perché Reggio, e non è scontato, anche nei momenti di difficoltà si ricorda di andare sotto dai suoi lunghi. Qui è stato molto bravo Amedeo, il mio ricciolino ha rinunciato al tiro, che ce l'aveva le dita, eh? Pur Dio, sì, sì. Un po' le dita formicolavano proprio. Esatto, però ci stava sto passaggio a Cervi. Però Venezia la sta mettendo giù molto dura, Sì, adesso ha alzato, fuori e in campo. Ha alzato il pressing, anche proprio le mani addosso, e gli altri sono messi il fischio in tasca. 12 per Cervi. Comunque non parliamo degli altri, non hanno influito in questa partita, credo, penso, voglio sempre sperarlo. Della stessa identica opinione. Biggiano per linee esterne Venezia. Biggiano palleggia sul posto, poi attende Ains, che torna fuori dai gym, che attacca il recupero di Polonara, la palla va da Biggiano da tre punti in angolo, bomba di Jeff Biggiano, che sceglie il momento migliore per segnare la prima bomba della sua partita. Più uno Venezia, 3 minuti e mezzo a giocare, 68-67, anche sempre difesa zona della Reyer, come da qualche possesso a questa parte. Della Valle per Needham, sale Cervi per giocare pick and roll, attacca Needham, cambio della difesa, Needham pasticcia un po' nel palleggio, poi va sotto da Cervi, 3 secondi, 2 secondi, Needham va da metà campo praticamente, niente da fare. 3 minuti adesso e più uno Venezia palla in mano, 68-67, ancora Marquis Sainz, però pallone in attacco netto di Higgins, che qua sta zitto e non dice niente perché sa lui per primo di aver corretto questo blocco con il corpo. Infatti protestano tutti tranne Higgins, e questo spesso e volentieri è indicativo. No, ma non solo, ma non protesta Brugnale, quindi vuol dire proprio che non è fallo. Però ha protestato il figlio Andrea. Va bene. Scelta interessante di Manetti, che va con Reynolds e De Nicolao al posto di Kaukenas e Cervi, quindi doppio playmaker e Reynolds come pivot. D'altronde le scelte bisogna farle, poi tra 3 minuti vedremo se ha azzeccato o no, ma poi le scelte le sbaglia solo chi li fa. Kaukenas e Kaukenas, però sono d'accordo con Max Manetti. De Nicolao, Picarol con Reynolds, si va da Polonara, finto di consegnato, poi attacca Achille, torna fuori, perde palla. Si è un po' incartato un'altra volta Polonara, peccato. Tante occasioni sprecate da Reggio, adesso Ains aspetta. Non segna più da un pezzo. Fallo di Needham. Quarto di Needham. Terzo e basta di squadra però. Rimessa per Venezia. Sempre più uno Reyer, 68-67, ma Reggio non segna da un'eternità tranne i liberi di Cervi. Dal campo proprio, non segna da un sacco. Biggiano va a ricevere consegnato da Higgins. Ha proprio rinunciato a Peric. Poi McGee attacca in linea di fondo, torna fuori De Nicolao con una rubata delle sue, va fino in fondo e si becca la stoppata di Ejim. La palla resta a Reggio, ma qua ha fatto un miracolo Melvin Ejim, diciamo la verità. Bravissimo, stoppata pulita. No, questa per recuperare anche la palla. Una giocata clamorosa di... Un giocatore fantastico, criticato appena arrivato, penso a te. Davvero un giocatore dall'utilità incredibile. Sarà la rimessa per Reggio comunque, che ha sprecato l'occasione per tornare davanti.
Bramos per Ince intanto, e si va con Biggiano e Bramos insieme, quindi insieme a McGee. De Nicolao della Valle esce dai blocchi, poi la palla va dall'altra parte dove c'è Needham che attacca il recupero, va su, sbaglia Reynolds, altri due, 21. Ma chi è? Ma chi è? Cos'è successo? Vediamo. Non so ha toccato la palla dopo il canestro, Reynolds non lo può fare, Reynolds dice mi è caduto in mano. Va bene. Intanto ne ha fatti 21. Intanto ne ha fatti 21 con 8 su 9 dal campo. Più uno Reggio, 1 minuto e 50 da giocare. McGee. Adesso lui che è in mano la squadra con Ince in panchina, si va dai Jim. Biggiano torna da McGee. Pick and roll. Ancora consegnato di Higgins per lui. McGee attacca. Torna fuori, 4 secondi, Biggiano, tiro impossibile che non arriva neanche perché Reggio la recupera, poi Needham in contropiede, fino in fondo, segna col fallo Derek Needham! E questi sono pesantissimi, 9 per lui col fallo di McGee, quarto personale. E non è Ejim, McGee non arriva lì a stoppare che se ci ha provato. Time out di Raffaele, reazione clamorosa di Reggio nel momento più difficile. Io so chi deve ringraziare Needham, ma non lo posso dire. Ti lascio nel dubbio? No, beh. Hai capito? Ho capito. I bambini quando dormono, sai, ti tengono svegli la notte. E dopo sei più attivo. E dopo sei più attivo. Una notte in un bel albergo nella Laguna Veneta. Chissà quante ore hai dormito, chissà quante ore è vero. Neo papà, Derek Needham, ovviamente qualche volta forse lo abbiamo visto arrivare la mattina con le occhiaie, e allora quale momento migliore per i giocatori se non quando sei in trasferta per dormire. La stessa cosa è successa anche qui per Ortner. Ci passano tutti, in effetti. Ci passano tutti. Grande partita di Derek Needham questa sera, non solo in fase realizzativa e con la difesa, però attenzione, 3 recuperi e sono molto importanti. Mentre Brugnaro ci fa sapere il suo parere sulla partita, 5 assist per Derek Needham, ottimo anche in fase di playmaking. Adesso Reggio può andare col più 3 a 2 possessi di vantaggio col canestro di Needham, che a 1 minuto e mezzo iniziano a diventare ovviamente importanti. E Needham non sbaglia il libero che vale la doppia cifra per lui, 10 punti personali. Marquis Ince va da Peric, tornato in campo dopo il time out, così come è tornato Ince, quindi stravolge di nuovo l'assetto di Raffaele. Ancora Ince, va da Peric che fa saltare Reynolds, poi però non attacca. Rifiuta il tiro. Attenzione perché c'è Jim da solo contro Della Valle, ma sbaglia clamorosamente. Jim e Polonara che ha aiutato, poi prende anche il rimbalzo con tutta la calma del mondo. Reggio adesso può anche gestire un pochettino il cronometro, anche se non deve fermarsi. De Nicolao ribalta Polonara, riceve Needham, sale Della Valle. Giocherà pick and roll con Reynolds. No, gioca uno contro uno. Eccolo che arriva Reynolds per il pick and roll. Attacca Medeo. Fino in fondo, tiro impossibile da 3 punti. Sbagliato. Vediamo se il fallo di Reynolds. Se il fallo di Reynolds è il quinto. È impazzito. Reynolds adesso deve andare in panchina prima che arrivino delle altre penalità. Ma io a testa bassa, anche se poi vabbè, non abbiamo visto ancora il replay. In ogni caso saranno liberi anche per McGee per questo fallo. No, questo è pazzesco. 72-68 sotto i nostri occhi, onestamente piacerebbe vedere il replay, ma dunque, vediamo. Ah no, non c'è liberi, solo fallo in attacco, quindi non c'è liberi. 45 secondi alla fine, 4 a recuperare per Venezia. McGee è tornato, no, Cervi. Forse falli d'attacco perché non aveva fatto 4 falli, forse. Non so. Non ho capito. Ah, in effetti. McGee ancora attacca il pick and roll, poi va da Ince che la riceve bassa. Needham, difesa magistrale, fuori da Ejim da 3 punti. Segna la bomba del meno 1, Melvin Ejim. Canestro di un'importanza clamorosa. Vediamo se fa fallo o no Venezia, perché ci sono 2 secondi di differenza tra i due cronometri. Linea di massimo, Sareggio va fino alla fine, poi rimangono 2 secondi per Venezia. Attacca ancora Needham, si ferma, doppio palleggio fischiato a Needham da Lanzarini, che è l'arbitro più lontano di tutti, e quindi Venezia ha il possesso per vincere questa partita.
persa clamorosa di Derek Needham. Io ho visto che ha fatto un'esitazione al palleggio, in realtà Claudio vediamo se il replay ci aiuta. Mi sembra di sì, onestamente sì. Andiamo a rivedere. Mi sembra doppio palleggio. Sì, sì, sì. Fischio che ci sta, assolutamente. Non ci stava il fallo fischiato prima di attacco. Che... Vabbè, ma... 11 secondi, Venezia al tiro per vincere. E tu cosa faresti? Dovresti tirare o faresti fallo? Bella domanda. Bella domanda, perché se fossimo al Pallabigi, conoscendo Max Menetti, ti direi che fa fallo. Qua in trasferta è diverso ovviamente, quindi potrebbe anche andare a difendere. Posso dire la mia? Fai fallo. Sei qui per questo. Fai fallo, mandi lunetta, che devono fare 2-2 e poi ti giochi tu il possesso per vincere. Provo a mandare in lunetta anche un lungo magari. La partita voglio deciderla io. Sì, sì. No, 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 giusto, giusto. È il concetto per cui spesso e volentieri abbiamo visto Max Menetti far fallo in queste situazioni. Voglio essere io padrone del mio destino. Vediamo. Rimessa per Venezia, riceve Peric, non fallo. Correggio. Ains attacca fino in fondo, si separa, prende tiro a due punti, segna. Grande canestro di Marquinhos Ains. Canestro del sorpasso e adesso arriva il timeout di Menetti e 5 secondi per rivincere la partita per Reggio. Mi sembra, È un peccato, sembra, perché Reggio a livello... Mi sembra che Ains con la mano ha allontanato il difensore, vorrei rivederla. Vabbè, ma non si può fischiare un... credo un fallo in attacco in questa fase. No, non si avrebbero, può fischiare. Avrebbero non probabilmente... Non si può fischiare, no, no. Ma gran canestro di che è entrato in campo, In ogni caso... La misura è un po' colma. In ogni caso Reggio adesso deve fare un miracolo per vincere questa partita, che tutto sommato, diciamo la verità, forse sarebbe anche meritato in un qualche modo, per come ha reagito all'inizio difficile e per quello che ha fatto vedere e anche un po' per come l'aveva messa in piedi nel momento di difficoltà. Però onestamente devi darmi ragione, ti ho detto è pericolosa Venezia, ci arrivi punto a punto. Verissimo. Perché... 5 secondi, palla chi? Claudio, Della Valle? Io fossi De Raffaele farei fallo, lui lo sa. Vediamo. Un punto non sono due, Un punto non sono due. O comunque, però... o comunque buttarsi dentro per provare a prenderlo. 5 fallo. Secondi sono tanti, Tornano in campo le squadre, rimessa per Needham. Della Valle arriva il possesso per lui, viene di fondo per Amedeo, va sotto da Nicolao, segna! Segna Andrea De Nicolao a un secondo dal termine, a 99 centesimi, una palla clamorosa di Amedeo Della Valle. Non ha time out Venezia, deve tirare Peric, Ains, non va a vincere Reggio, incredibile, incredibile. Posso usare solo un avverbio, meritatamente. E poi l'ultimo passaggio di Della Valle è stato di una bellezza stordente. Una lucidità. Una bellezza stordente. Tra l'altro, Claudio, ti svelo retroscena, questa è la stessa rimessa del possesso decisivo in casa contro Caserta, dove Della Valle è scivolato e ha perso palla. E questo significa anche quanto... uno, avere la fiducia dello staff, e due, quanto si cresce ad affrontare queste situazioni quando si ha la mente di Amedeo Della Valle. Comunque una grande partita di carattere di Reggio, che adesso è in corsa per il secondo posto, lasciamelo dire. Adesso vediamo questo nuovo americano che arriva, però un Cauchena che può soltanto che migliorare, e la partita che oggi ha giocato questo nuovo giocatore arrivato da Reynolds, sì, dal fondo della serie A2, ha giocato veramente una partita straordinaria. E Reynolds esce con la faccia, delle grandi occasioni, perché giustamente sa che è stata una vittoria importante. Grazie mille Claudio Pea, è davvero tutto. Grazie anche a da voi, parte di Davide Draghi. 74-73 la Grissimbone spugna il Tagliercio e trova la seconda vittoria consecutiva. Arrivederci.